Edition Regresso, figli della me. Allora oggi ascoltiamo Deluxe Edition. La Deluxe Edition. Grazie Fabio Fabio Bennati per abbonamenti, 3 abbonamenti regalati, grazie mille. Perché sta ringraziando Fabio Bennati che regala gli abbonamenti? Perché tutti i pomeriggi dalle 15 alle 17 siamo in live su Twitch, il nostro Twitch è Twitch Arcade Boys, dove potete interagire in tempo reale con noi e supportare questo canale che è indipendente. Cosa vuol dire indipendente? Sì, che abbiamo qualche sponsor, ma che non è che ci danno i soldi per fare i format e dire minchia che bello sto disco. Lo ascoltiamo, se ci piace siamo contenti, se no poi stiamo nella sed. Beh, alcuni molte volte ultimamente fanno anche dei format dicendo minchia perché bravi questi artisti emergenti e non si sente e non li ascoltano. Però vabbè, ma questo saranno cazzi di chi paga appunto determinate persone per fare determinati servizi che poi non vengono portati, a meno che non siano soldi per ripulire qualcosa. Detto qualcosa, io non ti permetto di dire delle cose, delle illazioni che sono assolutamente fantasiose e frutto di un'ilarità non capita dai magistrati. Io non sto parlando con te. Senti, allora cominciamo subito perché il disco è carino. Vai. L'abbiamo sentito la prima versione, ci era piaciuta molto. Alcune delle canzoni sono canzoni che mi sono ascoltato tutto l'anno scorso. L'unica pecca che avevo trovato in questo disco era che mancavano gli scream. Ma no, c'erano. No, non c'erano. C'era uno scream che faceva ti sbrego il cazzo. No, questo guarda che questo è cosa. Ti sbrego il è Villa cazzo Banks. Ma credo che ci sia Villa Banks qua. No. Sì, esatto, c'è Villa Banks in terza, nella terza canzone. Ma hanno fatto canzoni dei ci sono in più? Guarda, quelle che hanno meno numeri. Dai, iniziamo a ascoltare, se no non facciamo a tempo. Inferno featuring UVD. Adesso voglio capire chi è UVD. Fermi. UVD è un ragazzo di colore che rappa, che fa questa roba, vediamo. Che fa emo trap. Due però, sì, come veloce. Sono molto monotematici. Sì. Oh, bravo. Gli ha insegnato come si fa. Uè, bella la produzione. Bello che si scambiano le strofe. Sì, sì, sì. La volta. No, così è troppo. Bravi, bravi. Fanculo, raga. Ma più roba del genere. Ma più roba del genere, raga, in Italia. Ragazzi con le palle che se ne sbattono il cazzo del trend, fanno il cazzo che vogliono e sono riusciti a crearsi un trend da soli. Ma di che cazzo parliamo ancora? Ma ancora ci stiamo chiedendo per quale motivo sta fallendo la discografia italiana? Non ma ancora ci stiamo chiedendo, porca merda, come sia possibile che diminuite gli stream, che vi perdete gli artisti per strada, che fate degli investimenti inutili, quando poi in realtà il trend è tutt'altro. Oh. Quando poi questa roba qua spacca il triplo della merda che mi propinate. Ma al di là dei gusti personali. Ma non è un gusto personale. Al di là dei gusti personali. Underground sta roba è veramente doveva essere se volevi la roba per i giovani, anche un po' retorichina, mezza finta. Proprio perché sono monotematici e fanno un filone che è quello. Esatto. Capito? Tu discografico stupido. Io sono sempre più convinto che... Non lo so, non lo posso dire. Non lo posso dire perché poi te ti incazzi. Che cosa? Dimmi. Non so, che i discografici italiani o hanno un'idea anni 80 della musica, di quello che deve essere della musica. Oppure la gente che è incaricata di ascoltare la roba e di capire chi spinge o no non capisce una minchia di musica. E ti dirò di più, c'è anche chi consiglia, che consiglia più che altro quello che vuole lui e i suoi amichetti. Perché l'Italia, anche nelle discografiche, nonostante sia una situazione che viene anche dall'estero, comunque anche parlando di major, abbiamo chi fa il consigliere per determinate realtà. Consigliere comunale. Che in realtà, più che consigliere, è intascarsi dei soldi e sputare cazzate e mettere in giro dei ragazzini sotto i 21 anni. Che è più facile fottere. Proprio sotto i 21 anni, è precisa questa. Mi rifaccio dei testi letti in precedenza su altre piattaforme. Sì, certo. Comunque, io non vorrei ascoltare sotto i 21 anni è più facile fotterti. E sotto i 21 anni è più facile farti pensare che ancora quella merda, artrite ritrita, che ci succhiamo da 5 anni, che poi cazzo arriva Hate Blevre e mangia tutti. Ragazzi, seconda generazione di 21 anni, che ti mangia in culo per tutte le stronzate ma che hai fatto con solo 3 freestyle. Vuoi mettere uno come magari
Plant, no? O Teo. Sì. O Fisk. Sì. Che mi dicono: ah, la mia vita è una merda, c'ho i problemi adolescenziali fin dall'adolescenza, appena mi sveglio mi piglio due pastiglie e vomito sul cesso. Io retorica, lo trovo, sì. Sì, retorica del cazzo, ma io lo trovo molto più vicino a un disagio reale, una roba così, che uno: ah, mi sono mollato, quindi adesso sporco la Sprite. Più che altro a me la cosa che mi piace di più è il fastidio che mi crea. No, però qua lo senti che... Sì, lo senti che è un'estremizzazione di una cosa hardcore. È anche una catarsi. Certo. Invece quello di dire: ah, mi sono mollato, quindi sporco la Sprite, è una buttanata sotto tutti i punti di vista. Certo, sono d'accordissimo, al 100%. Vai, Toxic. Toxic, mi sa che è una cover, quindi. Di Britney Spears, può sì. essere. L'avevano già rifatta gli August Burst Reds. Cioè, vuoi fare una roba più nuova? Va bene, fai questa roba qua che è una fusione. Madre non parla con suo padre, lei vuole tornare bambina perché ha perso l'autostima e pensa a toglie. Te lo spavento. Ma che bravo stu merda di Plant. Ma lei non cambia. Bella qua. The Rozer. No, però è bella. E certo. Sto ascoltando le parole, è molto bella. Come si veste? Non sanno neanche che fuma sigarette, ma rischia sempre l'overdose alle feste. Senti che come è rotto sto qua. Draghe! Buona, ma ha detto. Mamma mia. Ti piace in silenzio. Sì, qua è per la smemo, eh. È bella sto pezzo, è bello. Ragazzi, allora, se c'è un gruppo di per favore skinhead che mi vede in giro in questi giorni, mi spranghi per favore. Mi spranghi forte, grazie. Perché ho detto che è bello sto pezzo. E che cazzo c'entra? E quindi non sono più hardcore true. Adesso ti faccio ridere e ti faccio mangiare il cazzo di quello che hai appena detto. I ragazzi del Venezia Hardcore che erano a guardare la Sed erano tutti lì dicendo: cazzo che forti, cazzo infatti che bravi. Sono forti e sono bravi. E chi non conosce Venezia Hardcore andasse a controllare che cazzo è. C'erano i ragazzi di Roma Tera che organizzano il Venezia Hardcore di fianco a me al live a Milano e dicevamo: magari qualche anno fa pensavamo cazzo sta roba non è così hardcore, noi siamo più grossi, esatto, minchia, no? Ci avevamo i nervi, è proprio per quello avevamo... che volevamo, che era quella la battuta, in realtà poi no, perché questa gente è allora quando tu riesci musicalmente a trasformare una situazione come il pop punk in una roba un po' più hardcore in italiano che suona bene, magari distante dalle tematiche, ma chi se ne fotte, perché riesci a ricreare una scena. È pop punk hardcore, però questo è pop punk hardcore. Non so come se ti arriva la roba. Sì, dovrebbe essere un hardcore californiano quello che dici tu. Pop punk hardcore e hardcore californiano. Quello però, che ha quel tipo di sonorità, sì, un po' più hardcore. È proprio marcio, per quello ti dico. Sì, perché? Perché hanno una personalità marcia. Perché sono marci. Perché loro sono marci. Ma giusto, perché sennò venivano fuori, sennò erano i Casey Jones, capito? Però hai capito, io il tema è lo stesso. Però quante volte hai sentito della ragazzina che oddio si arruina perché c'hai problemi col papà e col morosino. Però sta canzone è scritta bene, ma è scritta bene per i 14 anni e il target giusto per questo tipo di... Però io che la sento da età più adulta non me ne frega un cazzo, perché tira e mi diverte. È scritta bene, anche se il target è teen. Non dire 14 anni perché magari può sembrare dispregiativo. Il target è teen, ma non è scritta in da babbo di minchia. È scritta bene. Eh sì, perché c'ha le parole chiave giuste che ci fanno divertire, giusto. Cioè, quando dice che anche il plug non è in casa e quindi l'ha pisciato pure il plug, è un po' comprato. Chiama il plug perché sta male, è figa. Mi fa divertire. No, ma poi è una situazione reale, cioè è figo, va bene, è una bella immagine. Mayday con Villa Beck, sono curiosissimo di sapere cosa andrà. Ti prego il cazzo. MGK mi sa che gli fa i gran bocchini alla sette. No, ha detto gran cazzata anche questa. È un genere totalmente diverso. In America lo fanno da anni, lo suona da anni anche lui. Ha fatto quella roba lì del rap, però raga, il tessuto americano punk non è comparabile con quello italiano. In Italia c'è stato negli ultimi anni un buco gigantesco dove siamo regrediti piuttosto che progredire. Quindi è inutile dire cazzate sul è meglio MGK o è meglio la Sed. Sono due prodotti totalmente diversi, con un'altra volta un tessuto diverso. La roba giusta che si può dire è che Teo, avendo quell'influenza americana per il suo passato e il suo trascorso, ha un orecchio sicuramente più fine della metà della gente che in Italia ancora dice di fare punk. Dicevo giuro correrò fino alla cima,
L'ha fatta partire in modo sotto, che lui prendesse soft. Ma se Villa si mettesse a fare sta roba, lasciali tematiche fare le sue cose, con le sue tematiche. Vedi, sei ancora radicato troppo al discorso. No, non la devono fare. No, ma no, chi l'ha detto? Fare. Chi l'ha detto? Invece, secondo me... A me piace l'ultimo disco di Villa Banks, come l'ha fatto. Ma minchia, era molto più rock l'ultimo di Villa sì, Banks. Sì, però non era questo tipo di genere. Questo genere qua, sì, era questo genere qua. Adesso c'entra solo la chitarra in quel no, video. No, io ti sto dicendo, io ho detto, no, lasciali fare quello che fa Villa Banks. Perché l'ultimo disco mi è piaciuto molto, nonostante sia una roba che io non ascolto di solito. Sì? E lo vedo meglio nell'ultimo disco che in un genere come questo, ma a gusto mio personale. Io personalmente butterei a fanculo tutta quella merda pop commerciale. Ormai adesso hai preso in odio, sei nel mood, ho preso in odio tutta quella roba. Certo, e cazzo! Tutti quelli bravi devono fare il punk adesso. Tutti quelli bravi si devono rifiutare di fare quella merda. Ormai perché tardi, l'hanno fatta. Perché se quella merda perché se quella merda lì vuol dire fare come l'ultima canzone di Marrakesh, per quanto sia forte e potente Marrakesh, mi hai rotto il cazzo. E quindi io voglio evitare che la gente forte diventi merda, ma perché allora, devono sottostare al pop. L'hai fatto, rischio, hai fatto i soldi, arrivati a cazzo. L'altro rischio è smerdare il punk. Ma che cazzo stai dicendo? Come ma hanno fatto col rap? Ma non l'hanno fatto col rap, non hanno smerdato il rap, hanno smerdato il pop rap. Il rap vero ancora c'è, ma se lo sono dimenticati. Certo. Quando il punk in Italia non è mai esistito, perché in Italia non c'è mai stata una scena vera e propria punk. È sempre stato punk underground, che fosse metal, punk e tutti gli altri cazzo di generi. Era roba da centri sociali. Sì, c'erano quattro nessuno suonava nei cazzo di club se non arrivava una roba americana e c'era gente come El Fire o gente come i ragazzi di Hub che organizzavano le date, perché sì, no, nessuno poteva c'erano, farlo. Sì, una decina di gruppi mainstream che magari sai suonavano a Heineken Jamming. Quello non è comunque roba mainstream. L'Heineken Jamming Festival non era mainstream, era un bel c'era palco ma non era mainstream. C'erano anche tanti gruppi che io quando parlo di mainstream parlo della televisione, ma neanche chi erano i gruppi che passavano su MTV? Vabbè, c'erano i tipo i Pancreas e Valanzasca. Hanno passato lì. Sono passati l'anno stesso in cui è diventato di moda quel pop punk di merda e poi li hanno persi. Okay. Era dal 98 al 2002 forse li hanno passati. Due o tre anni. Però era il 98, quando in Italia c'era una cultura musicale altissima. Sì. E quindi anche nell'MTV c'era l'underground, c'erano i 99 posti, con la vecchia roba. No, anche perché per vederti certe robe dovevi aspettare i programmi da mezzanotte in poi, che era Your Rap, MTV e Rock. Certo. E allora certe robe le passavano in una fascia iperprotetta. Oltretutto, in linea, come stanno dicendo in chat, vi siete succati soltanto la roba pop dei linea voi. Cioè, roba commerciale. Perché Catch Up Suicide, Linea 77, non li conoscete come dischi. Però quelli esistevano dal 98-99, non mi ricordo adesso precisamente, ma sono arrivati super famosi con il disco con dentro Fantasma, io ve lo ricordo, è una nuova musica italiana, è Fantasma, quindi è roba pop. E quindi tu mi dici, tornando, io adesso ho cercato di capire, c'è un sacco di gente che piuttosto che fare il pop, piuttosto cambiate genere, almeno fate roba bella. Bravo. Però se non ce la soldi. Fate, allora cazzi, fate il pop, bravi. Senti che la svuota sempre e li mette la trap quando c'è Villa, per farlo sentire più a suo agio. Fa schifo. Oggi sono molto incazzato. Colpa di Shiva. Sì. Quanto gli piacerebbe a Fedez fare sta roba. Cioè, questa è chiaramente pop, ma senti che tiro ha. Questo è pop con il tiro. Se Salmo e Fedez avessero fatto una roba del genere, nessuno avrebbe avuto niente da dire. No, dicevano, ma troppo pesante. Ricordati che loro fanno roba per tutti. Allora, e questa non è roba per tutti. Io non avrei detto niente da dire. Questa non è roba per tutti. Ti dicevo, sono ancora convinto di quello che ho detto. Villa Banks non ha la stessa attitudine della set. No, certo, ma io non ho detto fare questo e genere. Quindi... Ma non fare il genere di merda da scontato pop, dove poi viene inserito in un circuito che non è il suo. Perché far parlare a Villa di sesso ai ragazzini non è il suo. Ma no, ma chi cazzo se ne frega? Prossimo pezzo si chiama Tutto Fatto. Così. Sono tutto fatto. Ma vaffanculo. Ma senti che produzioni. Queste sì, carine. Questa è molto meno punk hardcore. Questa sembra più anime. Perché? No. Io
Io gli anime ultimamente che sento hanno tutti dei riff super, super precisi. E ah, tutti quelle opening potenti tipo Gintama, piuttosto che... Te lo ricordi Gintama? Gintama devi recuperartelo. Ok, figo. Non lo so, raga, ma è un sarà di synth, saranno con questo sì, po' di certo. elettronica che c'è dentro che mi ricorda, no? Che riempie bene e ti arriva proprio la... Invece a me non la trovo così forte come le altre. No, le altre erano di pestaggio. Infatti. Però divertente, molto divertente. Sì, tutto fatto. Beh, fa un po' cacare sto pezzo. Posso dirlo? No, la trovo meno forte degli altri, però... Meno fa, perché è fatto. Però è divertente, nel senso, questa è quella che dal vivo la canti. Sono tutto questa fatto. È più Summer Sad, dai. Te la ricordi bene, Summer Sad? Sì. No, nel senso che è più estivo e più tranquillona. Okay. È tranquillona. Stronza! Tua mamma. No, la Madonna. Juno dei Funeral for a Friend. Bravo! Vorrei essere come te, che mi hai dimenticato. Quattro righe su, posso chiedere scusa solo a farmi impazzire. Mi sveglio piangendo tutte le mani. Cos'è? Un mezzo breakdown? È il nostro amore. Capito mare. Beh, vabbè. Cos'è che stai covando? Io vedo che covi. Bello le reference. Mi ha fatto volare sto pezzo. C'è un sacco di reference. Te la godevi. C'è un sacco di reference a tante cose belle. Bravi. Non so chi abbia fatto la produzione o chi abbia studiato la produzione. E pensa che con il loro tipo di scrittura potrebbero fare tranquillamente del ghostwriting, per ovviamente sintetizzando e mettendo solo magari qualcosina. Potrebbero fare veramente, sai, della roba brutta, pop, strappalacrime, strappamutande per altri. Vabbè, ma avevano iniziato a fare quella roba con il progetto Daniele Enteo, che aveva un'idea di questa roba, ma non era questa roba. Sai cos'è? Il progetto Daniele Enteo, cos'erano? Com'è che si chiamavano gli, non gli Incubus? No, il culto? Il culto, si vedeva che erano partiti plastica. Cioè, era proprio, si percepiva l'idea che voler entrare in un ambiente, facciamo che... una roba totalmente fake, totalmente finta, totalmente apposta per farla. E quindi quella plastica si percepiva. Ma non che fossero un prodotto brutto fatto male. A me non piaceva. Però anche i video, anche l'immagine, anche tutto quanto, si vedeva che era costruito proprio per. E non è andato, secondo me, per quello, non perché non ci fosse qualità in quello che proponevano. Allora, questo però è anche una facciata. Poi, sapendo tutto il resto, sì, che degli addetti ai lavori, io tutto questo però l'ho saputo dopo. Io certo. Dall'inizio la facciata era quella. Certo. Comunque no. Diceva, ragazzo, anche All Time Low. Sì, anche All Time Low. Tanti reference, molto bello. Mi è piaciuto perché questa roba qua in Italia manca. Sì, cazzo. Sì, cioè manca, parlo per me, a livello di sound. Poi se ci fossero altri gruppi. Ma c'è anche, scusami, ma c'è anche Fusini nel progetto? Teo, Omar Sadaka e Andrea Fusini. Ah sì, c'è anche Fusini, ciao Andre. Ok. Volevamo sentirci una roba, non è vero che non c'è tolleranza per gli altri generi. Ci sono tutti i generi del mondo in Italia. Sono delle nicchie, te le vai a cercare e le trovi qualsiasi gruppo. E di qualsiasi genere in Italia. In che senso? Cosa dice questo signore? Dice che in Italia manca perché non c'è tolleranza per gli altri generi. Ma non c'è gente che è stato capace a creare una scena. Non c'entra un cazzo la tolleranza. Se tu ti fidi dei media e delle pubblicità, esatto, non avrai mai spazio per trovare niente di nuovo. Se la tua paura è anche guardare un video dove si parla di musica diversa da quella che ascolti, non c'è speranza. Non è tolleranza, è il fatto che sei svogliato. O se aspetti che un genere vada di moda, perché così almeno anche tu puoi essere alla moda come gli altri, e allora ciao. Cioè. Legge del gruppo, a me sta sempre sul fatto. No, dicevo, manca veramente questo suono in Italia. Io poi spero che aprino loro un filone, perché almeno per il coraggio e la fotta si meritano di essere di spartiacqua per questa nuova generazione sul punk. Sì. Però spero che chi li imiti, chi prenda spunto, chi dica che figata, voglio farlo anch'io, mi sento
sento rappresentata da questa roba, non li copi anche l'attitudine, i testi e le forme. E che trovi è troppo presto per parlare, per sperare questa cosa. No, bisogna creare prima un esatto, movimento per poter sperare che ci sia un spirito di emulazione che vada a copiare i personaggi. Sembra aver mettere subito le mani avanti quando in realtà ancora non è niente di costruito. L'unica roba che sta uscendo realmente da questo tipo di genere sono gli streamer che stanno facendo musica punk, però rimane sempre e solo roba da streamer, cioè no, senza nulla togliere ai professionisti e ai ragazzi che parlano, lo fanno, di una realtà che è circoscritta allo streamer. No, non è una questione di realtà o di parlare, è una questione di percepito del pubblico. Cioè raga, Panetti, quanto gli voglia bene, andare a Sanremo e non essere preso a Sanremo è una cosa normale, come tutti i ragazzi che hanno, cioè non hanno preso da Supreme l'anno scorso, capisci? Ma di che cosa stiamo parlando? Non è che l'Italia non è pronta, è che chi fa questo genere musicale ancora non ha l'appeal della SED che può veramente dare e parlare a un pubblico più ampio, che non sia soltanto quello dei 14 anni, 16 anni, 20 anni, ma vada a prendere anche una età sopra i 25, che, che minchia, in Italia siamo un popolo di vecchi e quelli sopra i 25, certo, che vanno ai concerti, che spendono i soldi loro e non devono chiedere alla mamma di comprare il disco. Se tu fai un disco per quelli come me, io lavoro, me lo compro, vengo al concerto, mi compro la maglietta, non devo piangere, fare di casini in casa perché voglio andare a vedere Plant, capito? Quindi cioè, fate un prodotto anche per quelli un po' più grandi, grazie. Allora, no, dicevo, io però spero che ci sia tanta gente, tanti ragazzi che li vogliano emulare a livello musicale, ma che mettano del loro nei testi e non, ah, i testi sono quelli, devo farlo anch'io così, sennò si diventa lo stesso discorso dei cloni, dei cloni, dei cloni. Ma tanto non vengono ascoltati poi, perché il clone, raga, siamo troppo pochi ad ascoltare sta roba per farci piacere tutto. Però sai cos'è? Il clone del clone ti crea sicurezza, è una di comfort zone, no? Esatto. Diverso. Aiati soltanto perché abbiamo sogni troppo grandi, coi tatuaggi e coi capelli corti. Affidarci, siamo figli dei nostri sbagli, una vita lì. Sempre roba, sempre la stessa cosa. Dico, no? Dentro, questo hardcore. Mi diverto, io stasera non esco perché ho più. Steven Moses. Steven Moses. Steven Moses. E voglio un mondo diverso. Poi bella come è stata effettata. Alla fine, quando dice ho più problemi che amici veri, era super americano, perché ha fatto che amici veri, c'ha quel che ci sta, perché c'ha quella storpiatura, però che non lo fa, lo accenna appena, capito? Non è accentuato, non fa finta di parlare inglese, cioè è lì, è musicale, diciamo che è musicale, veri. Ci sta, figo, è iniziata una nuova era, manifesto punk italiano, io non credo, è troppo presto per dirlo, è troppo presto e sono da soli. Bravo. Cioè io sono sicuro che ci sono decine di gruppi punk, anche sono sicuro, lo sappiamo. Ma già anche, scusami, ma anche a X Factor quest'anno sono andati tanti gruppi forti che ovviamente non sono stati pisciati, perché che fai? Che cazzo. Il problema dei punk è che per arrivare ad avere un po' di notorietà nel grande pubblico devono riciclarsi nell'indie brutto. Però non lo vogliamo grande pubblico. Però si devono svegliare i ragazzini. Il discorso che ti ho fatto prima qual era? Bisogna svegliarsi nell'underground. Basta. Quando ho fatto il discorso, forse non si era capito bene che intendessi quello. Perché di underground quello. Si campa alla stragrande, ragazzi. Chiedete ai Nokia. Campi una vita. No, voi non avete idea di cosa vuol dire fare i concerti. Non vuol dire fare gli stream, fare i concerti pieni. Rancore fa concerti a 100, settimana 200.000 ascolti se esce una canzone live. Vabbè, non riempie il forum come Salmo, ma chi se ne fotte, però ci fa una bene roba. Con identità tua e con dignità dignità, raga, di cosa parliamo? Vogliamo veramente dire che una roba del genere non ha più dignità del primo stronzo che ti fa l'in, mi bevo la lin perché non c'è lei? Oh, ma di che cazzo parliamo? Sì. La metà di loro dice, la metà dei ragazzi è schifata. Ma non è roba per tutti, non deve piacere a non tutti. Non deve essere tutti, sennò diventava pop se piaceva a tutti ed era una merda. Già una merda così, perché comunque Teo, Plant, cioè sono tre merde. Esatto. Metti tre merde, cosa vuoi che viene? Una merda. Come diceva prima, no? Siamo una merda, io una
una merda tua. La differenza, raga, è per chi scrive per scrivere bene e fare qualcosa che gli piace, e chi scrive per fare i soldi. Magari ti viene la hit per fare i soldi. Sì, sì. Ma molte volte non però me ne frega un cazzo. Però allora, prima volevo ripetere ai fan della SED, che magari dicono: no, ma tu hai detto che fanno retorica, scrivono plastica. No, scrivono le stesse cose rimesse, ma va bene. Aspetta, no, quello è un altro discorso. Il discorso è: tu puoi essere cosciente di quello che è un disagio giovanile, adolescenziale, in cui sei passato e che capisci bene certe dinamiche, e puoi scriverle esagerando, esasperandole in modo plateale. In modo plateare, e calcando la mano, buttandoci sul carico, come catarsi. Cosa vuol dire? Esagerare per sfogarsi, ok? Però per far arrivare un concetto, un po' come quando io sclero e c'è una canzone talmente di merda che mi rompo una tastiera in testa. Esageri nell'esporre la tua, il tuo sconcerto per far arrivare un messaggio. Esatto. Quindi ci sta, è ovvio che non, la siede non è che ti sta dicendo tutta una merda impasticati dalla mattina alla sera perché tanto fa tutto schifo. No, quello è uno sfogo. È uno sfogo, è una catarsi ed è fighissimo. Tra l'altro riescono a essere sia drammatici che simpatici allo stesso tempo. Esatto, ma danno anche quel fastidio giusto che devono dare. E danno anche quel fastidio giusto che devono dare. Quindi parliamo di dei ragazzi che si sono ritrovati a fare qualcosa di già esistente. Fortunatamente c'era qualcuno all'interno che sapeva esattamente cosa stava facendo e non a insozzare qualcosa. Per questo hanno tanto rispetto di tutti quelli che ancora girano nella scena. Cosa strana, perché nell'hip hop non funziona così. Assolutamente no. Nell'hip hop, se possono, ti buttano giù. Anzi, vediamo. Perché, forse proprio perché quelli della scena, vecchi, true, arcoroni, duri e puri, sono passati i 30, vedono un nuovo ricambio generazionale che magari non è il tuo cazzo, magari non è il tuo mood, magari non è non stai nella sed. Però quando li vedi suonare, dici: boh, non dico un cazzo, va bene. Perché sono forti, sì. Perché sono bravi, sono giovani e ci mettono il cuore. Però parliamoci chiaro, io e te. Abbiamo parlato con tantissima gente. Chi cazzo ci ha mai parlato male della SED? Io non mi ricordo una persona Io parlavo male della SED prima di conoscerla. Ma tu non li conoscevi, non sapevi i pezzi? Sai quando? Quando erano ancora legati al cosa trap. Va bene. Appena dopo i culto erano ancora troppo trap e faceva cacare. Ma chi se ne fotte di te? Intendo io e te, dopo che abbiamo capito il concetto. Abbiamo ascoltato. Nessuno ci ha mai parlato male della SED. Nessuno. E abbiamo parlato con tutti i tipi di persone. E raga, quando parliamo dei rapper, non avete idea delle merdate che vengono fuori. A molti non va giù il fatto che in live, nonostante suonino, hanno le canzoni sotto. Guarda, sono 20 anni che si suona con le linee di chitarra in base quando ci sono le cose complesse da fare. Parliamo degli Upon This Dawning. Upon This Dawning era il vecchio gruppo di Teo. Era un gruppo che dal vivo, oltre allo show musicale, portava uno spettacolo. Anche loro avevano cose in base. Anche Rancore aveva le robe in base. Al fine di avere uno spettacolo vero e proprio. E poi non vuol dire che fai solo le sporche. Stiamo parlando di un live. Ed un live è uno show, ragazzi. Ti sei divertito? Che cazzo te ne frega che non ti abbia suonato quella doppia chitarra perché non c'è fisicamente o che non hanno suonato il lead? I Brimid Horizon a me fanno cagare i Brimid Horizon, ma io non andrei mai a dire: minchia, che merda c'hanno le chitarre in linea in live. Guardati lo show. Ma poi sono professionisti. Andate a vedere i rapper che fanno solo le doppie e mettono il disco che gira e poi fate le pulci a loro che fanno uno show live. Fanno uno show live. L'altro giorno mi hai passato una locandina di un concerto bellissimo che fanno a Torino, dove ci sono dentro un sacco di amici che suonano e io non lo sapevo. Ho rosicato perché non posso venire perché Falsi cortesi è bellissimo. Falsi cortesi. Geniale. Sai perché piemontesi falsi cortesi? Sì, cazzo. È bellissimo, proprio falso cortesi, è proprio la merda, no? No? Col toro incazzatissimo. Bellissimo. Infatti, vabbè, cazzo, quanto identificativo, però questa roba manca. Tutto ciò, ragazzi, le realtà in Italia ci sono, c'è chi fa rock, metal, qualsiasi genere, cioè, abbiamo fior fior di jazzisti in Italia. Qua a Novara c'è il Novara Jazz Festival. Io faccio folk, il 26 esce il mio pezzo. Bravo. Anche oggi. No, ci sono le realtà in Italia, ci sono movimenti, ci sono concerti giganteschi. Ripeto, prima ho nominato alcuni delle agenzie che ancora portano in giro degli artisti e li fanno suonare. L'altro giorno siamo andati a vedere Rancore e stavano per venire a suonare i Viagra Boys, che chi non conoscesse invito ad andare a ascoltare. Sono molto particolari i Viagra Boys, però sono fighi. Cioè, anche qui sono realtà nuove che stanno nascendo con delle sonorità nuove che possono magari riportare in auge un genere che in Italia è stato dimenticato e messo da parte per fare spazio a un genere più commerciale. Basta che non torna il grunge perché mi spara. Se fosse underground va bene anche il grunge, secondo me. Pensa a Riete che si mette a fare grunge. Capisci? Il problema è proprio questo.
Il problema è proprio questo, il fatto che chi fa pop ed è inserito in un ambiente farebbe male comunque qualsiasi altra cosa, perché non ha la capacità di fare quello che vuole. Se artisti come il Cile e come Catù degli Etic Diorama, che adesso fa le produzioni per Catù, un sacco di persone, si sono ridotti a fare questo pop per poter campare, è perché purtroppo non c'è più la possibilità di campare in altre maniere, perché non c'è stata la comunicazione esatta, non c'è stato nessuno che ha tenuto insieme una scena che era underground in Italia. Non c'è gente, non c'è gente. Ci siamo. Non c'è gente che si occupa dei festival minori e non si occupa di far campare gli artisti minori, nel senso non di bravura, ma solo come giro di affari. Certo. Tutti vogliono stare nella Serie A, nel giro d'affari milionario, quando non puoi anche capire che a portati a casa i tuoi 4.000 euro al mese, non rompere i coglioni, ci farei la firma solo suonando. Ed era una cosa che fino al 2000-2010 si faceva tranquillamente. Sì. Oh, guarda che c'era. Allora, tu potevi chiamarti, ragazzi, nel tuo locale o nel locale in cui ti mettevi d'accordo, Chaos, Modi e DJ Trix a 1.500 euro. Sì. Ah, capito? E ti facevano uno show, ti riempivano perché ti riempivano. Io voglio. Perché se li chiami è perché sai che. No, perché vengono. Sì, a parte alcune cose, perché però erano sbagli di organizzazione. Ok, però di... se tu sai che chiami Chaos Modi di GTX a Vercelli piuttosto che al Mattone Rosso, piuttosto che al Circolo Arci, sì, sì, e sai che la tua clientela già riempi. È certo che riempi. Quindi voglio dire, pensa a un Chaos Modi di GTX che tornano a casa tutti e tre con 400 euro una serata. Fai 3-4 serate a settimana. Ma anche se ne fai. 3 a settimana? Sono 1.200 euro a settimana. Ma fanne due a settimana, così weekend, per quattro settimane. Sabato e domenica. Boom, hai campato. O anche il mercoledì. Hai campato. Stracampi. Senti, quindi ragazzi, un'altra roba. Io, per attaccarmi a questo discorso, farei anche il discorso di Davide, del quello che adesso voi conoscete come Jordan del Cerbero, Dave. Davide suonava in un gruppo storico italiano. Adesso ti giuro non mi sta venendo in mente il nome. Suonava col Monster. Fear the Siren. No, prima di Fear the Siren. Un gruppo straight age, vecchissimo, di Roma. Aiutatemi, ragazzi, se c'è qualcuno di Roma che ascoltava hardcore, il gruppo del Monster. Non mi ricordo. Loro campavano nell'underground, girando in tutto il mondo a fare concerti, a prendere fior fior di soldini, e campavano facendo musica. Questo fino a 10 anni fa, se facevi roba underground, funzionava e poteva funzionare. Raga, Cristina Scabbia fa 5 concerti al mese, no, di più, quanti ne fa? Quando fai tour, minchia, c'ha mesi interi di live. No, 5 al mese. Beh, può essere che una settimana hai 2 concerti. Sì, perché io lo vedo. Puoi farne anche 8 se fai 2 concerti a settimana. Sì, no, ma per dirti, tanti. c'è la possibilità. E non la vedi passare in radio, Cristina Scabbia. Mm-hmm. Cioè, comunque è sempre underground. Magari non le fai in Italia, perché? Perché in Italia non c'è un pubblico. Ma li fai nel giro nel resto del mondo, che ancora apprezza sia la musica italiana che la musica ben suonata. Che cazzo, l'attitudine! Perché poi si parla di attitudine. Raga, i gruppi italiani sono sempre andati a suonare all'estero, addirittura organizzavano dei tour in Russia giganteschi, vi farai mille nomi ma non è inutile farvi nomi, organizzavano tantissimi tour giganteschi in Russia, dove tornavi a casa, ti eri fatto 10.000 euro e stavi bene per 3 mesi a scialare, 3 mesi, sì, 10.000 euro a testa per un gruppo di 5 persone. Ti facevi la sbatta gigantesca, morivi con la paura che ti sparassero addosso, perché non è che c'avevi la scorta quando sei in Russia e quindi devi farti la Russia, devi dare le mazzette, ma bastava avere il driver che guidava, che era lo stesso che organizzava il tour, che e magari sapeva, allora l'unica cosa è ritornare ad avere una dignità dell'underground, non dire underground ossia morto di fame, se vuoi suonare vieni ma ti diamo 50 euro e siete in 6 a suonare. Bravo. Perché se ti va bene, perché a me mi hanno detto, oh che figo il tuo gruppo, vieni a suonare, ti do 50 euro. Gli ho detto, a testa, no ti do 50 euro, io sono in un gruppo di 5 persone di cui l'unico animale sono io, perché tutti gli altri sono polistrumentisti, c'è gente che insegna batteria a 19 anni, altri, sì, ma non dovevi neanche fargli la cioè bastava dire che tu non mi stai dando dignità a 50 non euro, non è che io voglio dignità. Arricchirmi e voglio fare il capitalista, però io non posso dire a uno che suona da 10 anni o una che insegna batteria o uno che suona 6 strumenti a dire, ah andiamo a suonare gratis. Certo. Per cosa? Per far arricchire il bar o il po', cioè. Ma lo faccio se ti devo un favore, se ti voglio fare un favore, se voglio aiutare. O se la location mi dice, è un bel posto, voglio suonarci. Di base è gratis quando sei un emergente e vai a fare i festival dove c'hai che c'è tanta gente. Esatto. Ma al localino, ma se non mi dai 300 Capito. Euro almeno per pagarmi la benzina, cu cazzo che ci vengo. Cioè. E già 300 euro non li accetterei. Io, per come sono io, minimo esco nel 2022. Io minimo esco a 600 euro e vuol dire che posso dare 100 euro a testa ai ragazzi e mettere 100 euro di benzina. E io non mi prendo niente. Ma pensa, ci facciamo più
soldi facendo una live su Twitch. L'ultima volta, cioè, l'ultima volta io la mia parte non l'ho presa perché l'ho data ai ragazzi per far benzina. Giustamente, come giusto che sia, anche perché comunque ti accompagnano. Il gruppo è mio, cioè, capito. Però per dire, non è neanche un discorso di... È un discorso che la gente arriva, ti fa divertire, ti fa uno show di un'ora, due ore, ti intrattiene. Dietro quello che fa magari ci sono anni di lavoro, anni di studio, anni di dedizione, eccetera. Termino un attimo la registrazione, raga. Ciao per quelli che sono su YouTube, grazie per aver seguito. Ci vediamo qua, lasciate il like. Ciao.